Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Amici telespettatori, e la buona serata a tutti voi. Siamo in questo torrido mese di luglio. Cerchiamo anche noi di adeguarci, anche se le lampade, le macchine sprigionano calore. E questo calore estivo molte volte vorremmo che non picchiasse sulla testa e portare a sani squilibri, come sta vedendo quotidianamente nel nostro bel paese. Situazioni che accadono ogni giorno, sulla quale noi spesso riflettiamo, però ogni giorno che passa le stesse notizie vengono ad essere veicolate e poste secondo una veduta consona alla politica che interpreta quegli stessi avvenimenti. Ognuno va alla ricerca della propria verità. Una verità che non esiste. Ma in questa giornata siamo con l'editore di Riviera per rileggere i fatti della settimana, ma abbiamo voluto mettere come titolo La lunga marcia. Un titolo che abbiamo scelto di proposito perché vogliamo ricordare un senatore della Repubblica, un uomo che della politica ha fatto la propria scelta e con la politica ha saputo interpretare il proprio tempo. Quella politica che in altre circostanze animava le nostre realtà territoriali, noi a quella scuola, a quelle scuole abbiamo tanto attinto. Vi è stato un periodo, proprio quando parliamo della lunga marcia e parliamo di Virgilio Condarcuri, la Locride, piaccia o non piaccia, esponeva e proponeva ben tre senatori della Repubblica. Da quel giorno o da quella primavera politica poco o nulla si è fatto. Nessuno ha saputo interpretare questi sentimenti. E allora prendiamo come spunto Virgilio Condarcuri. Parliamo della politica degli anni 80, fine anni 80, la rileggiamo e la riproponiamo con dei paragoni con la realtà attuale, la Locride a quel tempo, ed è giusto che avvenga questa lunga marcia e poi ci dirà Rosario in che cosa è caratterizzata. Avevamo senatori della Repubblica con i quali potevamo dialogare ogni giorno sempre di più. Oggi siamo orfani, ci arrampichiamo sugli specchi e non rimane altro che rileggere il passato. Vito Pirruccio spesso mi dice che io sono ancorato alla Prima Repubblica. Perché? Oggi parliamo di terza, la seconda non c'è stata, quella che deve venire vedo come in lontananza, ma non propone niente di nuovo. E allora
diceva quel motto antico, che noi sappiamo quel che abbiamo lasciato, non riusciamo a percepire cosa avverrà domani, ma il passato era pregno di significati, di personaggi, di un mondo che a me è appartenuto, e in quel mondo mi sono formato e ciascuno interpretava il proprio ruolo, rappresentava il proprio partito nel bene e nel male, ed ogni partito aveva figure di primo piano che potevano esportare cultura, anticipare il cambiamento. Si sentiva l'odore di quella politica che in quegli anni la Locride, la provincia di Reggio e la Calabria era degnamente rappresentata sotto tutti gli aspetti ed in ogni partito. E allora, Rosario, ricordare il senatore Virgilio Condarcuri è un obbligo, un dovere, un uomo che dal nulla si è fatto le ossa, ogni giorno che passava e ha sempre rinvigorito quella eterna giovinezza in quella realtà. Gli uomini hanno dato il meglio che la politica di casa nostra abbia potuto rappresentare. Forse potrebbero apparire parole grosse le mie, però vengono ripetute in tantissime circostanze, perché sono consapevole, perlomeno per quel che mi riguarda, di quel che dico. Perché ricordare Virgilio Condarcuri e in che cosa consiste questa lunga marcia che l'8 luglio partirà lì dalla villa comunale di Siderno. Guarda, a me fa piacere, perché naturalmente forse se parla di mio padre, quindi posso solo essere diciamo contento di questo. Sono contento perché mi ha chiamato più di un mese fa Nino Costantino, che è nella segreteria regionale della CGIL, per dirmi: sai, abbiamo pensato di fare una lunga marcia dal 4 al 10 luglio, dove, partendo dall'aeroporto di Reggio Calabria, arriviamo a Caulonia. Naturalmente faranno pochi chilometri al giorno, perché si alzano la mattina alle 6 e percorrono dalle 6 alle 8 una decina di chilometri, e poi la sera si fermano nei paesi e incontrano la gente, soprattutto nei punti di maggiore problematica per quello che riguarda i trasporti. La FILT è la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, del sindacato della CGIL dei trasporti. Mio padre della FILT è stato segretario prima provinciale, poi regionale, poi segretario compartimentale, è stato nella direzione nazionale di questo grande sindacato. E ti aggiungo, per fortuna, mi ricordo quando ero ancora più giovane, giravo con mio padre, facevo sempre confusione, perché chi lo chiamava senatore, chi lo chiamava capo perché era stato capostazione, chi professore perché aveva pure fatto il professore nelle scuole elementari. Quindi era uno che riusciva bene o male a gestirsi vari, era pure cavaliere, qualcuno lo chiamava cavaliere perché erano delle esperienze. E quindi in questo caso, voglio dire, Nino Costantino mi dice: guarda, noi facciamo questa marcia per mettere in evidenza le problematiche e facciamo alcune tappe che vogliono essere il ricordo di alcuni esempi di persone che hanno dato a questo territorio. La prima persona che ci è venuta in mente è tuo padre, perché era sia compagno comunista, sia in parte meridionalista, ma soprattutto è stato un esponente della FILT che a livello nazionale era riconosciuto. Nel periodo in cui, dicevi tu, c'era anche il presidente delle Ferrovie dello Stato, che era una persona di questa terra, che era Ludovico Legato. E parecchie cose si erano, in quel periodo mi ricordo c'erano, se tu andavi alle stazioni nostre, le stazioni nostre erano popolate, sono state rifatte tutte, è stato fatto il ponte a Signano per evitare, appunto, perché c'era stata una tragedia, è stata fatta l'officina grande riparazione a Reggio, è stata fatta un'altra officina a Saline, che era prevista, erano previsti 2000 posti di lavoro in quell'officina. Quindi diciamo che era un periodo e si stava lavorando al secondo binario per la Ionica.
c'era, diciamo, un momento favorevole. Purtroppo poi gli episodi di quel periodo hanno interrotto un po' tutto quel percorso. Poi mio padre è rientrato nel Partito Comunista, dal Partito Comunista è passato alla Rifondazione e con Rifondazione è stato eletto subito senatore. Quindi diciamo nella fase magari da dove si dovevano raggiungere i maggiori risultati, poi c'è stata questa interruzione, diciamo, del lavoro. E poi purtroppo mi dicono, soprattutto in quello che il settore ferroviario, all'epoca considerava la ferrovia era veramente una grande famiglia, cioè io mi ricordo che erano migliaia i ferrovieri nel territorio. Erano effettivamente altri tempi. Comunque il giorno 5 sarà ricordato pure Pasquino Cruppi nella tappa di Bova e giorno 8 appunto nella villa comunale verrà ricordato mio padre. Devo dire, in questo aggiungo altre due cose, perché poi abbiamo cercato di trovare poi le persone che devono fare questo ricordo, abbiamo subito individuato due sindacalisti, alcuni non c'erano più, quindi poi la scelta che sono di Isma Marino, che era segretario pure lui provinciale, ma pare che pure regionale proprio di tutta la CGIL, che era una figura che a me rimane, perché entravo nell'ufficio, nello studio di mio padre, sentivo questo nome di Isma Marino, e quindi mi era rimasto sempre in testa. E Fortunato Nocera, che era un suo collega di lavoro, insieme a Buonanima di Totò Furfaro di Locri, che era una persona simpaticissima. Diciamo personaggi d'altri tempi che hanno caratterizzato un mondo che oggi dovremmo anche ripensarlo. Però quello che maggiormente colpisce. L'ultima cosa che voglio dire, perché mi ha fatto questa cortesia, è il vescovo, perché stranamente mio padre è stato ateo fino a un certo punto della sua vita, poi abbiamo fatto un percorso comune di conversione, lui conosceva benissimo tutta la Bibbia, ma tutte le sacre scritture, e abbiamo avuto spesso confronti accesi su questa. Negli ultimi anni, voglio dire, aveva avuto una conversione. Io poi, parlando così con il vescovo, ho avuto modo di parlare di questa esperienza di mio padre e così via, poi mi è venuto spontaneo chiederlo se poteva passare per un saluto, e lui mi ha garantito la sua presenza, e sono pure contento di questa presenza, diciamo. Oltre degli altri, che poi ci sarà pure Natale Colombo, che è il segretario nazionale della FILT-CGIL. Mi ha chiamato questo signore dicendomi: guardi, io sono il segretario nazionale della FILT, ho sentito parlare di suo padre, ma io non l'ho conosciuto perché sono molto più giovane, ma ancora nella Federazione Nazionale si parla di suo padre, quindi verrò in Calabria appositamente per questo motivo. Ma quindi è una cosa che può fare solo piacere. Io ho già scritto, non so se ti ricordi, a gennaio mio padre ha fatto 10 anni dalla morte, e sembra che fosse ieri. Sì, avevo scritto una mia confessione, diciamo, sì. Una mia lettera. No, ripensare determinate realtà, io penso che giovino, al di là del personaggio, ma ricordare un percorso politico, però quello che maggiormente colpisce, eppure dice che l'intento è quello di protestare contro il trasporto ferroviario calabrese, ma io direi che sarebbe forse più logico dire rileggere il trasporto ferroviario alla luce di quelle che sono le realtà di questo terzo millennio. Perché, se come ti dicevo io, c'erano delle conquiste, le conquiste sono perse. Oh, ora, cioè, noi avevamo un treno per Torino, un treno per Genova, un treno per Bologna, un treno per Milano e un treno per Venezia. Per Roma, oltre a Roma, che ne avevamo due o tre. Oggi come oggi questi treni non c'erano più, tu se a malapena trovi un treno che parte a Leone che è per Roma. Qui sono conquiste che si sono perse. Però le stazioni sono chiuse, le stazioni, che mi ricordo a Sidano c'era un giardino, io che ero bambino non mi potevo avvicinare dall'altra parte perché c'era il capostazione che mi sgridava, perché c'era una rosa che era veramente un Eden. Diciamo nel periodo di Natale le stazioni che venivano a essere abbellite, c'era la Befana del ferroviere, cioè ripensare una sì, cosa favolosa. Però non si può vivere di ricordi. Se la politica sta agevolando il trasporto su gomme, se noi vediamo ogni giorno che passa più pullman che percorre in lungo e in largo queste nostre strade, rivedere o ripensare le linee ferrate
mi pare che poi cozza. No, vabbè, questo in generale è in generale sui trasporti. Tu considera, io nella, cioè, perché dire, dice no, è in generale protestare sui contro il trasporto per attivare, vabbè, o attirare l'attenzione sui problemi della grande mobilità regionale. Non ho fatto il sindacato, non sono più iscritto alla Fondazione Comunista dal 2002, perché poi su alcuni temi non mi trovo d'accordo, cioè non mi trovo d'accordo sulla battaglia continua. Io anzi, alcune volte penso che, voglio dire, un imprenditore può fare quanto un sindacato se si comporta bene, perché può dare molto, a parte che dà occupazione, fa sacrifici, può dare molto, però ognuno porta avanti le sue lotte ed è giusto che le porti. Io sono convinto, sulla ferrovia ci sarebbe poco da fare, ci voleva un'idea rivoluzionaria, secondo me, a suo tempo, che era tracciare un nuovo percorso della linea ferroviaria sulla Ionica in concomitanza con il nuovo percorso della 906. Sarebbe stata utile, perché comunque la 906 passa vicino ai paesi e avrebbe liberato la parte marina da questa grande barriera che purtroppo è la ferrovia. A Siderno, nel mio paese, per esempio, i passaggi a livello sono un carcere, cioè come se sembra che il mare sia rinchiuso dietro quelle sbarre. Ma i treni passano. Sì, lo so, passano ogni morte. A maggior ragione, tutto quello spazio, riutilizzarlo alla luce di una città già costruita, con, siccome qualcuno dice, una metropolitana leggera, no, ma riutilizzare quello spazio, questa non è un'idea mia, l'ho sentita variante, ma riutilizzare quello spazio per abbellire la città e avere poi una ferrovia funzionante che passava vicino al mondo sarebbe stata un'idea. Ma anche in questo caso, voglio dire, purtroppo noi ci troviamo che la superstrada 106, per esempio, e in questo momento per gli abitanti di un piccolo pezzo della Locride è comodissimo, potrebbe essere comoda per tutti. Come deve andare? Esatto. Anche lì, se arrivava a Brancaleone o a Bianco e dall'altra parte a Monasterace, sarebbe stata comoda. Cioè, noi diciamo che... Ma è una battaglia che i sindaci, per esempio, questo, dovrebbero farla, perché alla fine, guardi, io avevo fatto uno studio e un articolo, sindaco, e Zito fece una battaglia sul tratto Caulonia e Roccella, iniziata fine progettazione anni 90, terminata nel 2013, mentre invece, combinazione politica favorevole, nel 2008 viene fatto il progetto del pezzo che fa da Giosa Marina fino all'Ardore. Nel 2012 è completata, cioè viene completato prima il pezzo fino alla fine dell'Ocri, che poi doveva arrivare, quello che era successivamente progettato, che è quello che era stato progettato da 20 anni. Basta solo un impegno politico, poi in quel caso c'era il ministro Di Pietro, sottosegretario Gigi Meduri e c'era Piero Fu da senatore. Questa combinazione ha fatto sì che il lavoro fosse fatto velocemente, tanto è costato 150 milioni di euro una parte e 150 l'altra, quindi alla fine, anzi forse l'altra poi ha avuto uno sforo notevole, però bene o male il costo era quasi uguale. La stessa strada, che io penso che deve essere ripensata in maniera diversa, portata a compimento con altri tratti, da aggiungere. Perché dico queste cose? Noi che siamo al centro della realtà della 106, dovendo scendere verso sotto, dipende dove dobbiamo andare, se percorrere la strada o meno. Sì, sì. Se noi dobbiamo andare a Siderno, sicuramente non la utilizzeremo e siamo nella zona baricentro. Se dobbiamo andare a Gioia Savarina, non che cosa da farmene della 106. No, io la uso, devo dire la verità che la uso, anche perché comunque se la superstrada per andare all'ospedale è più sicura, per andare all'ospedale è più tranquilla, per andare all'ospedale è comodissimo, ideale, però andare in un ospedale, ecco perché ho fatto questo tipo di percorso. No, però ci sono stati pochissimi incidenti. Sì, per carità. È una strada abbastanza sicura. Gli incidenti non ci sono perché le macchine. Però anche quello è un punto. Quelli che la percorrono, le macchine si contano. È un punto da discutere. Come... Non è che diciamo si tratta di un'arteria, no, ma... percorsa intensamente. Sì, sarebbe un punto da discutere per far sapere che comunque c'è qualcuno qui che discute e che propone. Perché due giorni fa è successo un fatto vergognoso che possiamo aggiungere anche ai problemi della lunga marcia. Hanno iniziato i lavori nel mezzo della galleria della Limina ieri mattina e hanno creato un caos a tantissime persone della Locride, ma non c'è nessuno che ha più voce per protestare.
Noi con il giornale online mettiamo le foto, protestiamo, ma non gliene frega niente a nessuno. Ma i sindaci, voglio dire, ieri c'era un'assemblea, penso anche su questo problema e sul problema dei rifiuti, ma non è venuto nessuno. Poi quando volete parleremo dell'assemblea della scorsa settimana. No, perché secondo me su questo si unisce. No, su... no, perché ho fatto quel tipo di discorso. Diciamo, per quel che riguarda il mio paese, i paesi che si affacciano su quella valle del Torbido, essendo zona paricentro rapportata alla 106, l'ideale è per arrivare all'ospedale di Locri. Però arrivare all'ospedale per far che cosa? Io sono stato 2 giorni fa fino alle 2 di notte. Lo dico a chi ci ascolta da casa con un sorriso, ma dovrebbe essere un lungo pianto. Verso le 11, alle 11 di sera, vi erano lì in quella zona antistante, sì, il pronto soccorso, 34 persone. Io me ne sono andato poi alle 2. Che cosa voglio dire con questo? Che abbiamo la strada, abbiamo una struttura, andiamo all'ospedale, perché dico per noi la zona più consona è per l'ospedale, ma l'ospedale fa soltanto riflettere quelle negatività se vengono le iene. Vabbè. Riviera. No, sì, noi abbiamo pubblicato questa settimana una lettera di Nini Riccio, che era sindaco di Caolonia. Perché Nini Riccio, sindaco di Caolonia, sindaco medico, medico, che deve anche sottostare. Ex sindaco, come Caterina. Ex sindaco, però il titolo ugualmente nessuno glielo può dire. No, assolutamente. Per cui in prima persona vive, ma no, se non ci fosse stato. No, ma la lettera è veramente toccante, perché tra l'altro... noi abbiamo dedicato copertina scorsa maledetta Transenna, perché a Gioia Marina è morto un ragazzo di 37 anni su un incidente che era un incidente matematico, cioè un incidente non è lì le probabilità di che morisse qualcuno erano altissime, perché c'è una Transenna in mezzo alla strada da più di un mese, quindi è strano che il morto ci sia stato oggi, perché chi viene in una certa direzione a un certo punto deve per forza invadere un'altra corsia. E basta che si creano delle combinazioni temporali, l'incidente è matematico. Questo ragazzo tra l'altro si trova al pronto soccorso e Nini Riccio, nel suo racconto di di un pronto soccorso completamente allo sbando, completamente, lui ha avuto pure un incidente nello stesso orario, con tutta una serie di complicazioni, si è trovato all'ospedale vicino di Barella, con questo ragazzo che stava morendo in quel momento, è morto proprio in una barella da solo. E la testimonianza è abbastanza drammatica, e avrebbe dovuto, Nini Riccio quello che scrive è questo, cioè, non capisco come una popolazione come quella della Locride non si ribelli a questo stato di cose. No, e qui invece il discorso che secondo me bisogna rileggere, perché la Locride si è ribellata con forza, però non è stata nelle condizioni di incidere sui mutamenti che venivano ad essere richiesti, perché noi non possiamo assistere impunemente a quel che sta accadendo nell'ospedale di Locri senza vedere che queste acque stagnanti si smuovano. Io ricordo la prima manifestazione voluta dal sindaco Calabrese, ricordo le grandi polemiche che si sono avute in quel giorno. È stata mobilizzata sì la zona locridea, ma anche dalla Tirrenica, migliaia e migliaia di persone hanno fatto sentire la loro voce. Però, passata quella ventata di grande protesta, dalla politica che conta non si è visto un bel nulla. Io ho soltanto avuto l'opportunità di dirlo in questi studi, il ministro della salute Lorenzin, che va a Reggio Calabria e che non sente il dovere di venire a Locri, anzi gli amministratori di Locri che vanno su Reggio Calabria. La politica che conta, insensibile a quelle che erano le richieste di alcune comunità locali o di un'intera realtà territoriale della provincia di Reggio Calabria. Ecco perché quando dico i sindaci avrebbero dovuto fare ferro e fuoco, farsi ascoltare volenti o nolenti. Ma quella vecchia politica che doveva rappresentare il nuovo
non soltanto è stata politica sorda, insensibile nei confronti di comunità che non andavano a chiedere non so che cosa o di pretendere l'impossibile, ma non abbiamo visto la politica romana o quella dei palazzi dire o lanciare messaggi che potessero risolvere le sorti di questa nostra umanità sofferente. Ecco perché quando parliamo, e poi da questo punto potremmo ritornare alla politica locale, quel che abbiamo detto in quella realtà, quando il sindaco di Riace, di Dimora Sterace, ha voluto indire quell'assemblea per farci percepire il messaggio che doveva venire da questa nuova entità, l'unione dei comuni della Locride, per eleggere le nuove figure o le nuove cariche che dovevano rappresentare la stessa. Ma noi vediamo che anche la politica piccola, quella spicciola, non riesce ad interrogarsi, a rendersi interprete di quei sentimenti che le loro stesse comunità anelano. Che cosa voglio dire con questo? Abbiamo fatto due riunioni. La prima, di tutto si è parlato. Ah, vabbè, la prima ha degli spunti interessanti. Poi... spunti interessanti, ma erano spunti ripetitivi. Niente. Vabbè, voi avete provocato e quindi giustamente. No, io non provoco, io ho detto che sono immune da qualsiasi cosa, che io non chiedo niente, ma vorrei concorrere ad avere delle figure che ci possano rappresentare degnamente, non soltanto come momento di passaggio. Vabbè, qualche sindaco ha visto il vostro intervento come un intervento pessimista. Mentre... non è pessimista, io le ho letto la realtà. Le sto dicendo, sindaco. Ecco, sì. Qualcuno ha detto in aula, sbaglio, sì, che lei ha fatto un intervento pessimista, mentre perché, invece loro vedono più ottimismo. E quale ottimismo c'è alla seconda riunione? Ma poi del resto altri interventi pessimisti, e secondo questa linea ci sono stati, e quindi poi alla fine la vostra non era una posizione unica, ma anzi no, era abbastanza. Non c'era un ma, dice veramente. Diciamo che più a sinistra si è visto dell'ottimismo, sì. Più a destra si è visto del pessimismo. Ma alcune però delle puntualizzazioni hanno fatto, secondo me, che sono importanti. Cioè, comunque l'assemblea ha un ruolo. L'assemblea ha delle potenzialità, l'assemblea potrebbe l'unione fare che potrebbe essere cose. Forza fondamentale diventa l'unione, solo che chi dice che magari serve l'unione poi è pronto a colpire gli altri su esempi, diciamo, di disunione del passato. Se si vuole trovare l'unione bisogna mettere un punto col passato e andare avanti, perché altrimenti non si esce mai. Non si discute, per carità. Voglio dire, magari il sindaco di Portigliola dice qualcosa contro la città metropolitana, quindi lo individua questo in Chete Belcastro, e magari Aldo Canturi gli dice che lui ha preso i soldi della regione. Cioè, secondo me questo continuo accusarsi sul passato rischia di essere non può essere utile, perché effettivamente c'è una necessità, e in questo vuol dire ho apprezzato sia Giovanni Calabrese, che l'aveva detto in una prima fase, ma anche Vittorio Zito, che è riuscito a riprendere bene questo concetto, ma anche Campismi, perché abbia pure detto qualcosa del genere, facendo capire qual è l'importanza oggi di avere un'unità dei sindaci. Del resto questa unità c'è stata in alcuni periodi ed ha sempre prodotto risultati. Nella maggior parte del tempo di questa assemblea non c'è stata questa unità, e infatti ci sono dei problemi che si trascinano po' di anni. Ma io ho detto che non, il mio non era un jacuzzi nei confronti dei presidenti. No, assolutamente. Per carità, figure. Voi avete rotto il ghiaccio, quindi siete stati presi dal vento. Quindi potrete... No, io l'ho fatto di proposito, senza tentennamenti, perché molti vorrebbero dire delle cose, ma con un sistema politichese, perché c'è chi aspira a delle cariche, e siccome io non aspiro a nessuna carica, mi sento libero. Però non eravate il sindaco anziano, Che no, io no. C'era già essere da lei. Cioè, il concetto è questo: io vedo delle belle figure,
sotto tutti i punti di vista, ma che dobbiamo rompere schemi già consolidati. Io dissi una cosa che penso se l'abbiano voluto recepire: a me non interessa essere maggioranza come gruppo politico, io voglio che ci sia una maggioranza che sia poi unione di tutti, e chi viene eletto che sia l'espressione di coloro i quali prendono, si rendono interprete di queste realtà. Questo errore nell'ultima elezione c'è stato, e questo ho voluto dire. Si è pagato questo errore, poi alla fine questo è evidente agli occhi di tutti, è una cosa che abbiamo scritto tutti. Però oggi, cioè, io c'è l'amicizia che mi lega al sindaco Canti, perché io sono una persona al di fuori e al di sopra di qualsiasi un sindaco che ha operato con una grande onestà intellettuale e politica, e questo gli dobbiamo dare il dovuto riconoscimento. Ha avuto altre occasioni per capire la bontà di quest'uomo. Però voglio dire, l'errore c'è stato, e non, e poi dice ripetita Juventus. No, qui non è ripetita Juventus. Ripetere significa commettere. No, qui bisogna partire con il piede giusto per affrontare. Cioè, perché Dio? Perché comunque vediamo, perché magari l'esperienza di Cesare De Leo poi alla fine può essere un fattore, cioè, io, siccome positivo, io ho i capelli bianchi e so come si interpretano determinate cose. Cioè, ciascuno, io ho fatto una considerazione che gli aspiranti sono tanti. Per cui difficilmente si riesce a raggiungere un accordo condiviso. No, ma secondo me non sono tanti gli aspiranti, invece non ne vedo molti. Anche perché non vedo poi praticamente persone che abbiano del tempo disponibile. Vittorio tra le righe ha detto: cerchiamo pure di creare una struttura dove non per forza i sindaci siano protagonisti. Perché comunque ci sono pure gli assessori, ci sono i consiglieri comunali, non per forza un sindaco che già deve andare alle cerimonie, andare all'inaugurazione, presiedere il consiglio comunale, fare una serie di cose, deve andare pure all'assemblea dei sindaci, voglio dire, ha finito il tempo. Magari delegare pure all'interno dei comuni sarebbe utile, dove magari il sindaco o si occupa dell'assemblea dei sindaci o si occupa di un'altra cosa e manda un assessore al suo posto. O si creano delle strutture, come diceva Vittorio, penso che questo dicesse, di programmazione, cioè sostanzialmente quello che manca all'assemblea è che si riunisce ogni volta solo per le urgenze. Giovanni una volta la chiamò la 118, perché dice: se non abbiamo un'emergenza non ci riuniamo, mentre invece il ruolo fondamentale di questa assemblea sarebbe nella programmazione, nell'affrontare una serie di tematiche importanti con una progettazione, poche, quindi creare anche mettere troppa carne sul fuoco, accorgersi giustamente quando vi è una emergenza. No, ma a livello di progettazione c'è tanto, fare comunità per affrontare un unico problema. Voglio dire, io ho seguito da vicino, collaboro oggi con il GAL, cioè l'assemblea dei sindaci non ha ufficializzato la nascita di un GAL, di cui fa parte con 26 comuni fanno parte del GAL della Locride, quindi più della maggioranza, no? Eppure non c'è mai stato un'assemblea dei sindaci dove almeno in un punto dicevano nascita del GAL, confronto con il GAL, che cosa stanno facendo, cosa non stanno facendo. È un'agenzia del territorio che è costituita nel 2016 e di cui non si parla, e non si parla nemmeno di un'agenzia del territorio costituita dall'assemblea dei sindaci nel 1997, che è Locride Sviluppo, di cui non si hanno notizie da anni, di cui l'unica persona che si sta impegnando, poverino, ci sta rimettendo tutto e non riesce. Io l'ho chiamato per sapere com'è la situazione, i sindaci mi hanno abbandonato, e c'è Locride Sviluppo, che era una società che faceva capo all'assemblea dei sindaci, che poteva essere un'agenzia importante per finanziamenti, per il programma. C'è il consorzio Locride Ambiente con sede a Martone, non si sa per quale motivo in questa capitale ci sia una delle società, una delle agenzie di sviluppo, forse perché c'è Giorgio Imperitura, che è stato uno dei presidenti più longevi dell'assemblea, e a cui voglio bene, pamori Dio, però non si capisce
dopo che c'è stato il piano strategico, l'OCLE del 2015, dopo che sono finiti quei soldi per quel piano strategico, cosa è successo all'OCLE d'Ambiente? Perché il presidente dell'OCLE d'Ambiente, voglio dire, è rimasto lo stesso, nonostante non fosse più sindaco, per una elezione e adesso è tornato sindaco? Cioè, ci sono dei dubbi che l'Assemblea deve iniziare a sciogliere, deve iniziare ad affrontare. Ma questi sono aspetti tecnici, ma aspetti tecnici che poi prevedono la programmazione. A Roccella c'è il FLAG, che è un'altra agenzia di sviluppo che si occupa del mare, della pesca in generale. Qualcuno nell'assemblea dei sindaci ne abbia parlato? No, mi sembra una cosa. Ma è sicuro che nessuno lo sappia? Sicuramente, sì. E se lo sappiano sono soltanto coloro i quali. Vabbè, Vittorio lo sa perché il direttore è Alessandro e Roccella. Sarebbe il colmo. Cioè, io sono convinto che per poter avere un'assemblea, diciamo, maggioritaria, bisogna pervenire alle elezioni del presidente dell'assemblea e del presidente del sì, comitato. Questa è una delle prime cose, certamente. Ristretto. Questo era uno dei primi problemi, ma l'intenzione del sindaco anziano che ha convocato questa assemblea, perché ricordiamo che questa assemblea è stata convocata da Cesare De Leo perché Rosario Rocca non si è ricandidato, che era il presidente del comitato dei sindaci, e Franco Candia, che era il presidente dell'assemblea, è stato spodestato da Trono, non dal Trono, dal nuovo sindaco che si chiama Trono, e quindi ci si è trovati in una situazione anomala di un vuoto amministrativo, per cui lo statuto prevede che il sindaco anziano compie le riunioni fin quando non vengono rinnovati gli organi elettivi. Si spera che alla prossima assemblea già si arrivi con queste consultazioni che sta facendo il sindaco di Monasterace, Cesare De Leo, e magari si arriva con due nomi che vengono eletti all'unanimità. Sarebbe una buona partenza. No, da quel che ho capito ci sono le prerogative perché ciò possa avvenire. Però nutro dei dubbi sul presupposto che ci sono, possono esserci, anzi io dico ci saranno, dei veti non riferiti alla persona come persona, ma che vengano fuori da realtà partitiche, non politiche. Secondo me i partiti dovrebbero rimanere fuori, perché che vorrebbero. Se signor Zito non ha fatto il presidente dell'assemblea perché era socialista, se signor Zito ha fatto il presidente dell'assemblea perché riusciva a coinvolgere molte persone, aveva una serie di contatti e ha cercato di portare avanti le temi come quelle dell'ambiente quando non li rottava nessuno. Lui ha fatto una manifestazione a Senno, se non sbaglio, nel 2005, prendendo le scope in mano e cercando di pulire i nostri paesi, perché dice: se vengono i turisti la prima cosa vogliono la pulizia. Ma in effetti Roccella subito dopo si adeguò con la raccolta differenziata, con il depuratore che funziona, con una gestione delle acque, dei servizi con una società privata, e Roccella è il top tra i comuni probabilmente del mezzogiorno per quanto riguarda l'ambiente. Ma si costruisce questo nel tempo. Non si può costruire dalla sera alla mattina. Una cultura, perché non è cosa semplice, specialmente nelle nostre realtà. Per cui questa era utile per questo, non perché era socialista. Anche perché in quel momento era finita la prima repubblica, eravamo nella seconda, che tu vuoi disconoscere, ma c'è stata, e oggi siamo nella terza, ma c'è stata una seconda repubblica. Io mi auguro, e poi passiamo in un altro argomento, che alquanto prima si possa pervenire alle elezioni, anche se nutro dei dubbi. Nutro dei dubbi in questo, perché ho percepito da quegli interventi che sono stati fatti, anche se sottilmente velati, che vi era quasi una disponibilità. Devo dire però un altro dato, devo dire che questo va detto, perché le cose uno le deve dire sia in negativo che in positivo. C'è stato un livello di confronto abbastanza alto, e questo, voglio dire, è pure un altro buon fattore. Io ricordo pure delle assemblee molto basse a livello di dialettica, diciamo. Forse nell'ultimo no, questo è stato positivo, no? In questo senso è stato positivo che ci sono stati interventi, sì. Ma la parte finale a me sicuramente non aggrada, perché noi siamo abituati, c'è una ferita antica e quella ferita è venuta fuori. Cioè, noi siamo abituati ad ascoltare più che parlare, e ascoltare è molto difficile, parlare uno per volta per recepire anche il messaggio che gli altri espongono.
Io riesco pure ad immedesimarmi in determinati momenti, però se vi sono delle figure esterne che ascoltano, possono trovare anche lo spunto per dare mazzate e a torto poi noi diremo, sapete, siamo stati trattati male. E qui su queste cose io penso che bisogna avere anche un pochettino di lungimiranza. Parlavamo di queste cose. Io vedo per esempio Maria Giovanna, questa ragazza che oggi è la direttrice di Riviera. È una signora sposata. Sì, sì, vabbè, ma sempre sarà una giovin signora che con tanto garbo, con molto acume, tratta temi scottanti che forse possono anche sfuggire alla politica nazionale, ma che da queste nostre parti abbiamo bisogno di questi pezzi. Quando lei analizza, qui non in prima pagina, ma so perché l'ho letto, perché l'ha scritto lei, quando parla del caso Palamara, quando parla dice come si sciolgono i comuni perché devono essere azzerati, Parlamento e CSM. Se facciamo che, che una ragazza scrive in questo modo, senza offendere nessuno, ma con una forza non indifferente, credo che merita il nostro applauso e il nostro rispetto principalmente. Assolutamente. Quando i perri dice perché? Cioè sono interrogativi logici. Noi abbiamo assistito ad un sistema di legittimamente considerati su una realtà illegittima, cioè questo gioco di parole. E mettono nelle condizioni chi ci ascolta di dire che quelli che dovrebbero essere i pilastri su cui si basa una realtà democratica, ogni giorno che passa scricchiolano da più parti: Consiglio Superiore della Magistratura, il Parlamento. Abbiamo parlato di Morra e di quelli che erano al suo o che fanno parte del suo entourage. Come si sono comportati per quel che riguarda vediamo oggi le massime espressioni. Il problema, lei dice questo, cioè, della politica intanto, e della magistratura. Intanto c'è l'azione di sputtanamento di tutti e di tutto, e questo ha funzionato anche per Palamara, per Lotti, per Pignatone e per tutto il resto. Però a differenza di altri casi, ancora noi troviamo sia Palamara sia gli altri attori protagonisti di questa vicenda liberi di poter inquinare le prove, di fare quello che vogliono, perché la Costituzione comunque garantisce su determinate cose. Ma e lei appunto questo dice, cioè mentre magari se fosse stato un sindaco non solo sarebbe stato arrestato, ma sarebbe stato, voglio dire, probabilmente non aveva la possibilità di difendersi, questi invece hanno, sono ancora in giro che fanno come se non fosse successo niente, ed hanno un'inchiesta molto pesante, perché è un'inchiesta che ha fatto crollare le certezze degli italiani, perché comunque, voglio dire, noi c'è una fiducia naturale nella magistratura, nella nostra testa possiamo pensare che magari quel giudice ha aiutato questo o quel giudice è stato nominato perché faceva parte di questa corrente, ma fino ad oggi potevano essere cattivi pensieri, oggi purtroppo sono solide certezze, cioè, e questo è quello che, quando lei scrive, che fa male. Rosario, ecco perché con grande lungimiranza e con grande forza, in un'epoca in cui le misure di prevenzione antimafia hanno legittimato sacrifici alle libertà individuali senza prova, basandosi sul solo sospetto, l'estrema leggerezza con cui si sorvola sulle colpe della magistratura e della politica è intollerabile. E siamo cioè, d'accordo. Su quei pilastri su cui si basa la nostra democrazia, se noi dobbiamo avere una sanità carente, una magistratura che scricchiola, una scuola che fa acqua da tutte le parti, io credo che l'impalcatura che dovrebbero sorreggere le sorti della nostra nazione venga meno, e quella libertà diventa libertinaggio, quei principi che dovrebbero essere valori oggettivi e non oggettivanti della realtà delle nostre coscienze vanno a farsi friggere e tutto va sempre come malora, tutto si perde in alto mare. Ma allora c'è un potere, sia quello della magistratura, che è veramente un potere prepotente, un potere
che schiaccia le persone senza nessuna diciamo pietà. E oggi ci rendiamo conto che effettivamente non è giusto, perché se questi sono i motivi per cui vengono schiacciate le persone, e non è questa la giustizia, non è questa la legalità. Noi c'è una giustizia giusta. Il problema è che non abbiamo una giustizia giusta, perché noi abbiamo le persone sono solo perché sono dalla parte sbagliata del fiume, come diceva quella canzone, non perché sono veramente colpevoli. Cioè noi colpiamo solo quelli che sono dall'altra parte. E così funziona, voglio dire, all'interno della magistratura tra di loro, perché tra l'altro noi abbiamo scoperto magistratura democratica, ma dall'altra parte la puzza arriva lo stesso, voglio dire, quindi se la puzza del sospetto è stata confermata per magistratura democratica, probabilmente sarà confermata anche per le altre. Cosa dire allora? Per le altre aree della Commissione parlamentare antimafia. È questo che mi sto dicendo. Presidente della Commissione parlamentare antimafia non si capisce che cosa vuole fare, perché sembra che voglia fare il poliziotto Sherlock Holmes, perché fa le indagini a casa sua, ha un magistrato è stato assunto comandante della Guardia di Finanza, è stato assunto pure, e oggi come oggi lui pensa di dirci bene o male quali sono, dove stanno i criminali, cosa fanno, cosa non fanno, che crimine hanno commesso, forse non conoscendo che in Italia c'è una Costituzione che funziona diversamente, sulle persone si possono fare delle indagini, ma del resto effettivamente quella limitare, cioè quella la possibilità che ha dato appunto questa lotta antimafia nel limitare le libertà personali, per cui effettivamente una persona solo con il sospetto viene portata, rischia di finire anche in carcere senza aver commesso nessun reato, solo per un sospetto. E in questo clima diventa veramente difficile. E morre uno degli attuatori di questo clima, perché pensa che questo gli dia popolarità, perché ha visto che comunque su questo filone c'è una popolarità di alcuni magistrati, e lui pensa di cavalcare questa popolarità, perché comunque all'interno dei 5 Stelle la popolarità sta venendo meno. Cioè di dare corpo alle ombre. La popolarità sta venendo meno all'interno dei 5 Stelle, quindi qualcuno sta cercando di trovarsi il futuro in un'altra dimensione, esatto. Amici telespettatori, dalla regia il tempo, ahimè, sempre è tirato. Solo una battuta per salutare una cara amica. Ah, giusto. È perché la regia ci ha detto. Sì. No, vabbè, è un nostro dovere. È venuta a mancare Yolanda Filocamo, che si è impegnata molto nell'ambito culturale, soprattutto negli ultimi anni, nella ripubblicazione di un libro del padre, che era un famoso Salvatore Filocamo, era un famoso poeta dialettale di Salerno Superiore. Yolanda, sorella di Mario, ma ha un altro nome ufficiale, l'ex presidente del tribunale, pare che sia Giovanni, ma io l'ho sempre chiamato Mario, e quindi rischierete di fare confusione, e anche di Carmelo Filocamo, che è stata una delle figure intellettuali nella scuola, pure è stato mio prese dell'Istituto Tecnico per il Turismo, Gioiosa, ma un grande compagno, molto amico sia di Pasquino che di mio padre, una persona per benissimo, quindi ricordiamo con un sorriso Yolanda, come avrebbe anche detto. Da parte nostra, da parte della redazione di Telemia, a tutta la famiglia Filocamo, il nostro affetto, la nostra vicinanza, nella certezza che sappia che viva in altre entità, e noi chiederemmo soltanto che le sia lieve la terra. Con questi intendimenti, amici telespettatori, ci congediamo da voi, vi ringraziamo. Sperando nella prossima assemblea dei cittadini. Ricordiamo sicuramente dei problemi che affliggono in questa lunga marcia. Vi ringraziamo per aver voluto sintonizzare sui nostri canali. Vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi e la buona serata a tutti.
Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.